Salve inutili del c***o. E fu così che la monetizzazione andò a puttana. Buon salve ragazzacci, bentornati su Nomamammazzo. In questo video parliamo finalmente della stagione 2 di The Boys. La stagione 2 si è appena conclusa. Io nella stagione 1 ho fatto un video solo di riassunto, poi ne ho fatto uno in cui facevo le differenze tra i supereroi classici e i supereroi di The Boys. Però ne ho fatto solo uno, diciamo, per tutta la stagione. Perché? Perché la stagione 1 è uscita di botto su Amazon Prime Video, quindi alcuni come me avranno fatto binge watching, cosa che io non faccio mai, ma mi aveva talmente preso che me la sono vista di filato. Mentre per la stagione 2 di The Boys hanno fatto uscire i primi tre episodi tutti insieme, come, non so, grande inaugurazione, e poi hanno fatto uscire un episodio a settimana, e molti colleghi più illustri di me, cioè, cazzo li chiamo colleghi, cioè, molti youtuber degni di tale nome hanno fatto un video per ogni puntata, eccetera. Io sì, ho fatto qualche live di Watch Together sul sito Viola, però, dato che sono ossessivo compulsivo, io ho fatto un video solo per The Boys stagione 1, quindi faccio un video solo su The Boys stagione 2, va bene? Va bene. Facciamo un attimo un recap della stagione 1 e di quello che io ho scorto dal significato che mi ha trasmesso la stagione 1, perché appunto, per non dire le stesse cose che hanno detto gli altri, io vi dico la mia sensazione, le metafore, i messaggi che io percepisco e ve le trasmetto a voi che magari le avete percepite anche voi e quindi si crea una bella community. Dunque, gli argomenti, le metafore della prima stagione di The Boys, mi riferisco, state bene attenti, alla serie TV, perché il fumetto che è del 2008 non ha tutte queste metafore. La serie TV è stata molto, più attualizzata al suo tempo, cioè al 2019, e le metafore erano appunto, concetti politici, concetti religiosi, una critica alla società americana, che purtroppo calzava e calza bene anche nella società, nella politica, nella cultura italiana odierna, e a quella curva di estrema destra che ha preso, grazie anche alla politica del presidente Trump, tra tutti i vari zotici che vivono in quel lembo di terra tra New York e Los Angeles, che noi comunemente chiamiamo Stati Uniti. Curva di estrema destra che purtroppo ha qualche eco, anzi forse è partita ancora prima da noi, anche grazie ai nostri governanti, ai vari populisti di destra, principe tra tutti questi è Salvini, si sa che comunque chi lo si ami o lo si odi, la sua strategia di marketing, io dico marketing perché comunque va esula dalla mera politica, quindi la sua strategia di marketing anche sui social tende a fare leva su questi sentimenti, su questi risentimenti. Questa curva destrista purtroppo combacia spesso anche con un certo bigottismo religioso, principalmente di religione occidentale, quindi per quanto riguarda l'America, di religione cristiana protestante, ma che c'è anche qua un po' nel cattolicesimo, in alcune branche non ufficiali del cattolicesimo, in alcune sette estreme di cattolicesimo, c'è questo bigottismo che spesso si abbraccia a un pensiero di questo tipo. Questo succede sia in America sia in Italia ed è anche per questo credo che in Italia abbia fatto lo stesso successo che ha fatto in America questa The Boys. Il tutto era stato servito magnificamente in una cornice splatter che non vedevamo da tantissimo, forse non abbiamo neanche mai visto in una serie TV, l'abbiamo vista in qualche film horror, ma in una serie TV dove il concetto principale non è l'horror, non è l'uccisione, non è lo splatter. Vedere lo splatter come contorno, come mezzo, come messaggio per parlare di qualcos'altro è stata un'idea davvero folle, davvero ingegnosa che ha colpito nel segno. E da qui si parte, quindi partiamo con la seconda stagione già da questo livello, quindi la scommessa di alzare l'asticella era davvero alta, o quantomeno di tenere l'asticella allo stesso livello della prima stagione. Purtroppo io devo dirvi che a mio gusto personale questa promessa non è stata mantenuta. La seconda stagione non mi ha preso, non mi ha catturato come la prima stagione. La prima stagione l'ho vista in binge watching. La seconda stagione ovviamente non ho potuto farlo per ovvi motivi che ho appena detto, ma credo, per come sono state strutturate le puntate, che comunque non l'avrei fatto, perché
A differenza della prima stagione, che considero un unico precisissimo film di 8 ore con una trama orizzontale davvero lineare senza sbavature, nella seconda stagione ho notato un po' di allungamento, un po' di annacquamento degno della concorrenza delle serie originali Netflix. Questo per quanto riguarda la struttura narrativa dei messaggi che volevano dare, della trama che hanno voluto dare in queste 8 puntate. A livello di messaggio, invece, sto gesticolando un sacco oggi, a livello di messaggio, invece, diciamo che il messaggio che hanno voluto dare nella seconda stagione arriva comunque, ma non è così potente come nella prima stagione, forse proprio perché la prima stagione era la novità, quindi ci ha dato proprio una martellata in fronte. Adesso forse noi eravamo abituati a questo tipo di comunicazione data da questa serie TV e quindi non ci ha potuto stupire più di tanto. Ci ha comunque comunicato delle cose, ma tenendosi tranquilla, diciamo, per il livello della serie che è, perché sto comunque parlando di un livello altissimo. Ma c'è un ma, c'è un importante ma. Tutto ciò che ha rappresentato, tutto ciò che rappresenta Stormfront, il personaggio di Stormfront. Lo so, nei fumetti era un maschio, bla bla bla, non fate le c***e. Il messaggio di questa seconda stagione verte sul razzismo dilagante in America, tema purtroppo attualissimo dopo la vicenda di George Floyd e al conseguente movimento Black Lives Matter. Questo è uno degli aspetti più fondamentali della seconda stagione. E l'altro aspetto invece è l'aspetto social media, sempre rappresentato da Stormfront, di come i social media possono ingannarci, possono veicolare addirittura quella che è la verità. Infatti Stormfront ci dice qual è la verità. Stormfront è convinta che non ci sia un'unica verità, che la verità si possa manipolare. Lei è la classica rappresentante di questo tipo di persone. Di come ad oggi i social media fanno vedere la più bassa forma di, bassa in senso semplicistico, non la sto denigrando, la più bassa forma di comunicazione dei social al giorno d'oggi, che sono i meme, che sono quello che va a livello virale più nelle viscere di ognuno di noi, possano essere manipolati addirittura da queste persone, da questi ghostwriters che scrivono appunto per questi supereroi, ma anche nella vita reale lo fanno per i politicanti, per i potenti. E di come una battuta può essere, può cambiare a livello inconscio lentamente il pensiero che le persone che non hanno un'autocoscienza, uno spirito critico, possono cambiare questo pensiero grazie alla manipolazione dei social. I social, e qui si chiude il cerchio di Stormfront, i social come ultimo strumento super tecnologico di propaganda politica. Quindi lì per lì ho detto, ma come mai un personaggio come Stormfront, che è vecchio, è più vecchio di Homelander, è praticamente risale al dopoguerra, come fanno a aver fatto in modo che un personaggio del genere sia quello più al passo coi tempi, sia più al passo con i social, più anche di Homelander, che invece rappresenta quel lato di America duro e puro, che non si lascia scomodare da queste nuove tecnologie, ma perde consensi. Invece qua vediamo una Stormfront più convinta di lui, più conservatrice di Homelander su certe idee, a certe idee che probabilmente non vanno bene neanche a Homelander, e lo abbiamo visto nei suoi sguardi, ma che riesce a essere, ad arrivare a più persone perché sfrutta i social. Questo perché? Perché Stormfront, che è chiaramente un personaggio nazista, perché se state vedendo questo video presumo abbiate visto tutta la serie di The Boys, Stormfront, che è un personaggio nazista e lo si scopre alla fine, rappresenta benissimo quello che sono quel tipo di social in quest'era, ovvero la propaganda politica. E forse sono stati i primi nello scorso secolo i nazisti a creare questa l'antenato dei social, ovvero fare una propaganda politica su ciò che era giusto, su ciò che era sbagliato, con i mezzi che c'erano allora, per far credere appunto anche alla persona semplice che il nemico era quello là,
Se guardate per esempio il film Jojo Rabbit, lo vedete benissimo come un bambino possa essere manipolato, un bambino tedesco in questo caso, come possa essere manipolato su quello che è il bene, su quello che è il male, a seconda di quello che gli viene inculcato. Se vi interessa, ho fatto anche un video su Jojo Rabbit che vi metto qui sotto, nelle schede e qui sotto in descrizione, chiusa parentesi. E qui arriva la chicca che io ho visto a un livello metanarrativo. L'uscita scaglionata degli episodi ci ha dimostrato una cosa, ci ha dimostrato come una buona strategia di marketing riesca anche a creare più hype e a parlare più di sé di quanto non sia la sostanza stessa del prodotto. Ripeto, non che The Boys stagione 2 sia un prodotto scarso, non mi è parso all'altezza della prima stagione per motivi che ho appena detto, ma di come il fatto che abbiano fatto ci abbiano fatto un po' penare con l'uscita, abbiano fatto l'uscita scaglionata così in modo da tale da parlarne per più tempo possibile, per più settimane possibile, per essere il più possibile sulla bocca di tutti, abbia quasi sopperito a questa qualità della seconda stagione, tant'è che molti di voi probabilmente senza pensarci diranno: ah, la stagione 2 è più bella della stagione 1. Ne siete davvero sicuri? Oppure è stata la propaganda di Amazon Prime Video che vi ha fatto credere questo? Provate a rivedere la stagione 1 e la stagione 2 in binge watching a mente fredda e poi vediamo qual è il messaggio migliore, narrato meglio tra le due stagioni. Diciamo che questo aspetto salva la stagione stessa, cioè il fatto che uno dei due messaggi che hanno voluto dare, cioè il potere dei social, il potere della comunicazione virale via internet, eccetera, 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 sia stato frutto stesso di come hanno lanciato la seconda stagione, è davvero da malati. Io credo lo abbiano fatto apposta, non possono averlo fatto per caso, perché sono troppo malati per averlo fatto per caso, l'hanno fatto apposta. Quindi, da questo punto di vista, la stagione 2 vince. Appunti finali su quello che ho trovato carinissimo dal punto di vista visivo, del casting, eccetera, la lanterna. Il personaggio della lanterna, che non abbiamo mai visto nella stagione 1, era stato solo nominato come una persona che si è ritirata, che è andata in pensione, lo hanno portato sullo schermo, lo hanno fatto diventare quasi un pentito. Perché si può parlare di pentito in questo caso, come se fosse un pentito di mafia, comunque con la sua idea malata, ma si era un po' pentito di quella cosa che aveva fatto. Mi è piaciuto tantissimo che hanno scelto l'attore che ha interpretato l'Uomo Ghiaccio nella longevissima saga degli X-Men, della 20th Century Fox. L'Uomo Ghiaccio ha interpretato un personaggio che fondamentalmente ha gli stessi poteri di Pyro, ovvero il suo rivale nella saga degli X-Men, cioè una persona che non riesce a creare il fuoco, ma riesce a manipolarlo quando ha un accendino tra le mani. Infatti vediamo che la lanterna ha gli stessi identici poteri, non è come la torcia umana, non crea fuoco, però se ha una fiamma la può divampare ovunque, come ha dimostrato ampiamente in uno degli ultimi episodi. Ha anche dimostrato che non è la torcia umana in uno degli ultimi episodi, o meno ci ha provato, ma non ce l'ha fatta. Pecche invece negative per quanto riguarda questa stagione, il fatto che comunque tutti attendevano la salsiccia dell'amore e è comparsa solo per un breve cameo, e tra l'altro sembrava un super creato in laboratorio e che quindi non aveva un passato, non aveva già operato, non aveva un suo costume, non era russo, perché poi ricordo nel fumetto c'è tutta questa diatriba comunque tra la Russia e l'America e la continuazione della guerra fredda tra supereroi, di come i supereroi russi comunque aiutino a sconfiggere quelli americani. C'è questa cosa qua che nel telefilm non c'è, si gioca tutto in casa, però almeno il fatto che ci potessero essere supereroi altrove, al di là dei super terroristi, il fatto che ci potessero essere supereroi anche altrove, sarebbe stato carino vedere la salsiccia dell'amore come personaggio completo e non come cameo.
E penso che su questo i lettori del fumetto siano tutti d'accordo. Io, lo sapete, ho visto prima la serie e poi ho letto il fumetto, quindi io adoro la serie, adoro il messaggio che ha voluto dare, e capisco come sia tutto incentrato sull'America. Il significato stesso che i supereroi siano solo in America ha un senso, quindi ci sta, però mi sarebbe piaciuto vedere proprio la salsiccia dell'amore che si univa ai The Boys. Purtroppo non è accaduto, accadrà nella terza stagione, non lo so. Fatemi sapere qui sotto, se non siete d'accordo con me, ne sono sicuro, scrivetemelo qui sotto con un commento gentile. Se volete invece insultarmi dovete vedere almeno 3 dei miei video, ricordatevelo. Mentre se avete qualche cosa che a me è sicuramente sfuggita, scrivetelo qui sotto, che magari ne parliamo in un altro video. Mi piacerebbe fare ancora un video di, non so, di differenze tra i The Boys, tra i supereroi e i supereroi più classici che conosciamo, anche se appunto non ne sono spuntati tanto di nuovi, però si può fare con Stormfront, poi vediamo, si può approfondire qualcosa di più con gli altri. Fatemelo sapere, scrivetemi qui sotto qualcosa che quello che vi ha lasciato questa serie, questa stagione, se vi è piaciuta di più la prima o la seconda, e scrivetemi sempre qui sotto se siete in hype per la terza stagione. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Nel frattempo voi iscrivetevi anche a tutti gli altri miei social, Instagram, il sito Viola in particolar modo, così restiamo in contatto. Arrivederci.